Volontaria nell'ultimo anno è stato Scajola, cioè quella famosa bicicletta insuperabile. Oggi ha detto che vuole vendere la casa, voglio i miei soldi indietro, ha detto. Io il resto lo do in beneficenza, per cui avrà fatto, mi immagino il Pakistan ha fatto una ola, ha detto ehi là, arrivano i soldi di Scajola, siamo a posto. Quell'uomo lì, a prescindere dalla casa, ci si dimentica dell'aeroporto di Albenga, ma andate a parlare con gente del Ponente Ligure, che cosa ha fatto quell'uomo lì negli ultimi anni, non ultimi, prendere i teatri agli spettacoli, uno l'ha preso anche a me mentre avevo uno spettacolo a Imperia, si è insediato a dire barzellette col suo socio e non mi ha fatto fare lo spettacolo, pretendendo poi che io dicessi al pubblico che erano cause tecniche. Io ho detto no, io non vengo lì a dire che sono cause tecniche, neanche però mi incateno ai cancelli della RAI, perché trovo che il martirio del comico sia una delle cose più ridicole che esistano, cioè infatti non lo trovo neanche dignitoso. Infatti i giornalisti mi chiesero se andavo là a fare un sit-in davanti al teatro, ma perché sit-in? Per essere alto come Brunetta, ma non penso proprio. Io non faccio nessun sit-in, stavo a Genova, ho mangiato, me ne sono andato con la mia truppa a mangiare, però lui lo fece. E lì, in quel giorno lì si vedeva che cos'era già Scajola, che era il padre padrone di quel Ponente Ligure. L'aeroporto di Albenga non aveva motivo di esistere, se non fosse per lui e un suo amico imprenditore. Poi da lì la casa va bene, ha fatto la casa. E dice, il fatto che però gli italiani vedano e sentano queste cose, che la casa di Scajola è stata fatta su insaputa, che il cardinale Sepe pagava le bollette a Bertolaso. Allora l'italiano si sente autorizzato quando arriva il Dalai Lama a chiedergli se gli finisce il mutuo. Giusto o no? Se ogni capo religioso fa una cosa, dica, beh cazzo, allora io vado dal Dalai Lama e dico, io avrei il leasing della macchina che scade, se posso lasciare le ultime rate, il Dalai Lama se ne va perché dice, io non ho sti soldi, ce ne faccio fatica. Sì, no, per chiarire il punto, cioè sì. C'era una linea Roma-Albenga dell'Alitalia. Scajola è andato anche tu a parlare degli sprechi all'Italia più volte, certo. Il ministro. Cioè una linea Roma-Albenga che partiva il venerdì. Portava lui e due casse di Pigato, un vino eccezionale della zona. Taluni parenti. Stava tre giorni con tutto l'equipaggio fermo ad Albenga, in alberghi, eccetera, e ripartiva il martedì mattina, perché lunedì lui comunque stava lì, c'era da fare, e ritornava a Roma. E lo riprendeva poi il venerdì, finiti i lavori parlamentari, diciamo. Sì, ma vedi questa che era la linea Roma-Albenga. È difficile fare una battuta, un cabaret su una cosa così. Allora, la mia difficoltà che voglio portare a voi, che sto portando anche nei teatri, perché l'Ampi ha insaputo, comunque. Esatto, tutto sempre insaputo. I Lampi Accecanti di Ovietà, che è il titolo che do a questo spettacolo teatrale che tu conosci perché hai collaborato, per cui ti coinvolgo in questa cosa. Curcio ha scritto delle parti per me molto belle anche di questo spettacolo. E i Lampi Accecanti di Ovietà mi dice, sei inventato questa frase? Non l'ho inventata io, era di George Bernard Shaw, che diceva, a volte ci sono dei lampi così accecanti di Ovietà che ti lasciano perplesso anche se sono normali. La normalità spaventa, la normalità diventa trasgressione. Allora dico, il comico fa una fatica enorme a superare la realtà, perché se io oggi scrivo su un argomento che vedo su internet o che mi comunica qualcuno, scrivo un pezzo di cabaret e domani lo trovi nella prima pagina di Libero del giornale, tu fai fatica a superare questi, cioè questi sono più bravi di te. Se poi hai un Presidente del Consiglio che si sveglia la mattina e esterna tutti i giorni che Dio ha fatto una cosa anche lui, spiritosa e divertente, ma però lui la dice serio, questa cosa qua, e tu dici, allora è finita, cioè, la gente viene a teatro e fa, guardi, ho visto Fede e mi diverto di più. E io cosa posso fare? Cosa posso fare? Cioè, la mimica, Fede ormai è diventato un TG di mimica facciale. Parliamo adesso bravo, di... Bravo. Fa tutte le facce, non pronuncia i nomi. È un TG che neanche... E poi Minzolini accusa la Busi di fare le faccine. A lei, alla povera Busi. Cioè, abbiamo pazienza. Cioè, secondo me il comico è spiazzato dalla realtà. Se io dovessi fare satira oggi in Svezia, non lavorerei. Ecco, la mia fortuna è lavorare qua in questo paese. Se tu vai in Svezia e dici, allora, come la mettiamo col governo? Ma siamo su da 8 anni, stiamo benissimo, non c'è problema. Abbiamo un'opposizione che può dire, fare quello che vuole e ci scontriamo nell'ambito parlamentare. Ah, dico, e il lavoro come la mettiamo col lavoro? Ma chi perde il lavoro in Svezia per 3 anni ha 75% di stipendio garantito finché non trova e purché dimostri che ne sta cercando un altro a livello governativo. Ah, e come la mettiamo con la sanità? Sanità, abbiamo una ottima attenzione a tutti gli interventi, abbiamo delle borse di studio per medici e addirittura anche non facciamo discriminazione su persone che vengono dall'estero. Ah, dico, il ponte? Ponte voi ce l'avete? Ma sì, ce l'abbiamo ed è Malmo direttamente, sono 13 chilometri, 14 campate, fatto in 6 anni, con soldi pubblici non è mancata una lira. Hanno trovato dei comici impiccati perché non c'era niente da dire. Devo dirti, cosa devo fare? L'ultima volta che sono stato non in Svezia, ma l'anno scorso in Scandinavia, a Oslo,
nella trasmissione di, comica della, c'era Berlusconi anche lì. E beh, vedi che è una vedetta internazionale oramai. Io non ci arriverò mai in TV a Osi, cioè, a meno che non tiro qualche statuetta o qualche cosa, ma non lo voglio fare, non è il mio mestiere. Cioè, io faccio il mio mestiere, che penso sia quello di documentare le cose aggiungendoci una parte di paradosso, perché sinceramente a Gheddafi bastava aggiungere poco, però su altri accadimenti se aggiungi qualcosa diventa divertente. Ecco, quando abbiamo fatto un cabaret sulla sinistra, che si può fare cabaret sulla sinistra, è dura, però secondo me bisogna provarci, perché se non si recupera quel cotè divertente e si rimane solo quello tragico, comico e patetico, la gente poi si intristisce. Infatti oggi quando vede sono del PD, le altre fa mi dispiace veramente, tanto è a casa com'è, tutto a posto, fa, no, purtroppo anche loro fa, mi dispiace tanto, faccio le condoglianze e la saluto, cioè queste cose qua, no? E quando Veltroni e Rutelli furono invitati alle primarie a Chicago da Obama, perché andavano a copiare il metodo, dice cazzo, se vince lui vinciamo anche noi, andiamo, sono partiti cric e croc Veltroni e Rutelli con un aereo portati là. L'organizzazione fu così tragica che non avevano neanche gli accessi alla sala stampa e non avevano neanche i ticket per andare a mangiare insieme ai delegati. Andavano a mangiare con i ticket restaurant a McDonald's, tutti e due, me li vedo, compra il burger, il cheeseburger, prendilo anche tu, questi qua. E poi però hanno portato a casa un'idea, l'idea era lo slogan di Obama è uno slogan che si è dimostrato vincente, ma anche nella metrica, perché se pensi quello è un momento di teatro, Yes We Can è una cosa così facile, che rimane in testa a tutti, da New Orleans alla Louisiana, Yes We Can, è musicale, può diventare addirittura un tormentone, qui se noi lo ripetessimo diventa trascinante che alla fine lo urli, Yes We Can, che vuol dire sì, noi possiamo, Yes We, noi possiamo, facilissimo, no? Silvio l'ha travolto, ha fatto Yes Weekend, ha preso le quattro badanti, è partito con la barca e è andato giù in Sardegna. Però Veltroni è tornato e fa, ho capito, c'è lo slogan che conta, è lo slogan, e ha fatto si può fare, che non c'entra una beata minchia con questa cosa, perché si può fare è impersonale, Yes Weekend coinvolge tutti. Infatti se tu vai a Roma e chiedi uno, me presti 100 euro, fa se può fa, e poi non te li dà. Lui ha chiesto il voto, me dareste il voto se può fa, e poi non